Benvenuti e benvenute in questa lezione. Oggi vedremo come calcolare il totale, la media, il minimo e il massimo utilizzando le funzioni. Poi in un altro video vedremo cosa sono le funzioni e cosa sono le formule. In un altro video vedremo come si fa la stampa delle formule e in un altro video ancora vedremo che cos'è l'intestazione piedipagina e come si utilizzano. Ma iniziamo adesso a vedere come si fanno i totali, le somme. Allora, innanzitutto volevo farvi presente che questa tabella Excel che vediamo è riferita a tre agenzie, Alfa, Beta e Gamma, che fanno un fatturato mensile e un fatturato anche annuale. Noi visualizziamo il fatturato fino a maggio perché oggi è virtualmente fine maggio, l'ultimo giorno di maggio. Quindi noi vediamo i primi 5 mesi di attività di queste tre aziende. Però noi sappiamo che dobbiamo fare una proiezione per tutto l'anno. Quindi innanzitutto andiamo a completare i mesi da gennaio fino a dicembre. Come facciamo? Ci posizioniamo sulla cella B7 e quando ci clicchiamo sopra la cella viene evidenziata, sia la lettera B che il numero 7, e andiamo a posizionare il nostro cursore del mouse sulla parte bassa destra della cella. Vedete come il cursore diventa un più nero. A questo punto clicchiamo il tasto sinistro del mouse e andiamo giù fino alla cella B14 e rilasciamo. Automaticamente completa tutti i mesi dell'anno. Adesso noi nel nostro totale, quindi su C16, dovremmo inserire la somma dei valori compresi fra C3 e C14. Perché fra C3 e C14 e non fra C3 e C7? Alcuni si domanderanno. Perché la nostra proiezione è per tutto l'anno. Quindi andiamo sulla cella C16, inseriamo il simbolo dell'uguale. A questo punto abbiamo detto al nostro computer che stiamo per inserire un'operazione e scriviamo somma. Vedete che in automatico, grazie all'indicizzazione di Excel, ci viene mostrata l'indicazione somma. Ci clicchiamo sopra due volte e si apre la parentesi con delle indicazioni sotto. Io ve le vado a spiegare. Allora, per fare la somma, ci posizioniamo innanzitutto sulla cella dalla quale vogliamo far partire la somma. In questo caso abbiamo detto C3. Ci clicchiamo sopra. Come vedete, in basso, nella cella C16, si è attivata la cella C3. A questo punto, per dirgli che voglio fare la somma dalla cella C3 alla cella C14, metterò due punti e cliccherò sulla cella C14. Vedete che l'insieme delle celle ha cambiato colore? Questa è una selezione. A questo punto chiuderò la parentesi tonda e darò invio. Ecco la mia somma. Sulla cella D16 vi faccio vedere un'altra modalità per fare la somma. Ovvero andiamo in alto dove c'è scritto somma automatica e automaticamente, guardate cosa succede, mi dà una selezione che va da D3 a D15, però non è corretta perché prende in considerazione anche la riga 15 e a noi non interessa la riga 15. Quindi andiamo sulla cella D16 e correggiamo quel D15 con D14. Vedete che la selezione cambia. A questo punto gli diamo invio. La nostra somma è fatta. Altra modalità, vedete che se vado in basso sulla destra nella cella D16 si attiva il cursore con una crocettina nera. Allora io ci clicco sopra col tasto sinistro del mouse e mi sposto sulla destra. Rilascio. Cosa è successo? La funzione viene copiata pari pari dalla cella D16 alla cella E16. Questo per quanto riguarda le somme. Adesso, parimenti. Per la media, cosa dobbiamo fare? Uguale, anziché somma, scriveremo media. Vedete, viene fuori già media. Quindi doppio clic o single clic se avete un Mac su media. E stessa cosa di prima, vado a selezionare dalla cella C3, due punti, la cella C14. Vi do un'altra informazione. A questo punto, vedete che il cursore lampeggia dopo il numero 14, io posso dare anche invio e la mia operazione risulta effettuata, ovvero non ho messo la parentesi di chiusura. L'operazione di non mettere la parentesi in chiusura ve la sconsiglio, perché in matematica ogni volta che apriamo una parentesi dobbiamo chiuderla. Quindi è vero che possiamo non utilizzare la parentesi in chiusura, però è meglio utilizzarla sempre in quanto in matematica ogni volta che apro una parentesi devo poi richiuderla. Allora, abbiamo imparato sulla cella E16 che io posso trasportare la mia funzione da una cella all'altra semplicemente andando in basso
a destra sulla cella dove c'è una funzione che potete vedere in alto qui nella barra delle funzioni, vado in basso sulla destra, clicco col tasto sinistro del mouse, mi sposto sulla destra e trascino, trascinando con questo movimento anche la funzione. Ed eccola qua. Ok, vediamo un'altra modalità sulla cella E17 per fare la media, quindi scriviamo uguale, iniziamo a scrivere media e a questo punto la selezione non la facciamo scrivendo E3 due punti E14, semplicemente clicco col tasto sinistro del mouse sulla cella E3, tengo premuto e scorro giù fino alla cella E14 e rilascio. Chiusa la parentesi, invio. Ecco qua. Adesso vado velocissimo, vado sui minimi, quindi minimo uguale min, clicco su, seleziono tutte le celle, questo è il modo più veloce che ho per farlo, rilascio, chiusa parentesi, invio, velocissimamente, una volta che ho questa funzione la posso trasportare due celle più avanti, 1 e 2, ok, massimo, scriviamo uguale max. Viene fuori già in automatico e selezioniamo dalla cella C3 alla cella C14, chiudiamo la nostra parentesi, diamo invio e copiamo la funzione nelle due celle laterali sulla sua destra. Clicchiamo con la sinistra del mouse e spostiamo di due celle sulla destra. Ecco fatto. Adesso noterete che facendo un esempio molto semplice sulla cella C8, dove non c'è un valore, se vado a scrivere per esempio 50.000, 1, 2, 3 e do invio, noterete che tutti i valori sono cambiati, logicamente, perché io ho compreso le celle dove non ci sono dei valori nel totale, nelle medie, nei minimi e nei massimi. Quindi ogni variazione di questi numeri comporterà una variazione del risultato della mia funzione. Per esempio, se vado a cancellare tutti i dati dell'agenzia Alfa da gennaio a maggio, li cancello, vedrete che avrò solo i 50.000 di giugno. Ok? Per ripristinare quello che ho appena cancellato, basta fare Ctrl Z oppure Command Z per chi ha il Mac e l'operazione viene ripristinata. Lo faccio ancora ed eliminerò i 50.000 e l'operazione è ripristinata come all'origine. Va bene, ragazzi e ragazze, con questo video avete capito, avete compreso come si ottengono le somme, i totali, come si fanno le medie, come si ottiene il minimo e come si ottiene il massimo. Ci vediamo al prossimo video.